Exhibit. Lo faremo con dei relatori, come dire, un po' misti, nel senso avremo una parte iniziale più istituzionale, passatemi il termine, in cui si parlerà dei due settori a livello di andamento, come si stanno evolvendo un po' le situazioni, quindi Marco Zanardi, Retail Institute, purtroppo non è in presenza perché hanno un evento in contemporanea, sì, come padrone di casa non poteva sentarsi, però abbiamo registrato il suo intervento in modo che almeno la parte legata all'andamento mercato, dati importanti, si siano a disposizione. Poi avremo Arrigo Verzon di ASAL Federlegno, con cui faremo invece un escursus sulla parte più legata al mondo fieristico. Dopodiché avremo una serie di interventi. Giovanna, tu mi dirai poi se vuoi essere a seguire o a chiudere un po' la cosa. Giovanna Spada è una docente di visual merchandising, quindi farà più un'analisi sul ruolo di questa figura professionale, quindi con lei andremo a vedere quali sono gli aspetti importanti anche da tenere in considerazione nel progettare uno spazio retail o espositivo. Dopodiché, nel mezzo, a questo punto, una serie di interventi di aziende. Abbiamo Guangdong, Trea Composite e Lumio, che parleranno di soluzioni specifiche a livello di materiali e non solo. E poi un intervento invece di Matteo Bassoricci, di Cogein, sempre il nostro partner, che parlerà di domotica. Quindi un'integrazione di tutte quelle funzioni automatizzate / controllabili per aumentare anche il livello experience, visto che sarà uno dei temi che verrà un po' visto durante la giornata. Faccio solo 2 minuti di presentazione di Ecolab, sto guadagnando tempo se non si fosse capito. No, nel senso, in realtà abbiamo uno spazio che esiste dal 2017, eravamo prima al numero 31, ci siamo spostati qui a settembre. L'obiettivo di Decorlab è mettere in comunicazione tutto un mondo fatto di specialisti della personalizzazione digitale, quindi aziende che operano nel mondo della stampa digitale in primis, ma anche nella fornitura di materiali e soluzioni speciali, tecnologie in realtà già conosciute nel mondo della comunicazione visiva per la maggior parte, ma che nell'interior decoration si stanno affermando adesso perché permettono quel livello qualitativo e di individualizzazione del progetto che con altri materiali è molto difficile ottenere se non per grandi forniture. Il concetto digitale è: posso fare un pezzo, ne faccio 10, costa 1 per 10, cioè non ho produzioni, cliché, cose da mettere in pista per ammortizzare poi dei costi. Decorlab vuole essere uno spazio fisico, quindi con la possibilità di toccare con mano questi prodotti, capirne le valenze, le caratteristiche. Noi facciamo un po' da tramite, da consulenti se vogliamo, per chi progetta o deve allestire degli spazi e mette poi in comunicazione con gli specialisti che sono quelli più adatti per risolvere una richiesta specifica o una problematica magari legata al progetto. Facciamo chiaramente tutta una serie di eventi come quello di oggi legati a un po' a un momento sia formativo che informativo. Passatemi il termine, sono due cose un po' diverse. Formazione sarà una cosa più specifica, magari su temi come può essere quello dell'acustica, dove daremo anche chiaramente delle nozioni più tecniche, perché la progettazione acustica è anche una progettazione fisica dello spazio per capire come il suono rimbalza, eccetera. Nella maggior parte dei casi c'è un mix di formazione e informazione anche in questi casi, però daremo anche crediti formativi per i progettisti, quindi dal prossimo workshop finalmente la consulta ci ha detto ok, potete dare i crediti. Non rubo altro tempo, direi vi faccio partire subito l'intervento di Marco. Allora, detto questo, vi faccio partire il video e niente, buon lavoro.